Flop Metro del Mare in Cilento. Grande delusione. Nessun addetto al settore ha presentato offerte per la gestione del servizio di collegamento marittimo tra il Cilento, Salerno, Napoli, Capri e la costiera amalfitana per il 2024 e il 2025. La gara d'appalto, aperta lo scorso 2 febbraio, non ha ricevuto nessuna risposta da parte degli operatori, mettendo a rischio il servizio delle linee 1 Salerno-Costa del Cilento, linea 3 Cilento-Capri-Napoli-Beverello e la linea 3B Sapri-Capri-Napoli-Beverello, con tanto rammarico da parte degli amministratori locali, considerando l'importanza di questi collegamenti per il turismo nella costiera cilentana. La Direzione Generale per la Mobilità non si arrende e ha già convocato una riunione per lunedì prossimo a Palazzo Santa Lucia. L'obiettivo è trovare una soluzione anche attraverso l'affidamento diretto del servizio. Lo scorso anno si era verificato lo stesso disagio con il servizio che era stato attivato solo a partire d'agosto, proprio per la mancata partecipazione al bando di gara. Bisognerebbe, come sostiene Raffaele Esposito, presidente della Confsercenti, ragionare sulla sostenibilità di questo servizio, proponendo un piano magari triennale che porti in via definitiva ad una calendarizzazione certa dello stesso, partendo dal periodo di maggiore afflusso, giugno, luglio, agosto, con corse certe per poi riprendere in maniera costante e definitiva anche in periodo di bassa stagione, favorendo la cosiddetta destagionalizzazione turistica dei flussi. Questo lo si potrebbe fare in linea con i collegamenti aeroportuali e il calendario dei voli, specie provenienti dall'estero.